SIGEP 2019, ci troviamo allo stand di Caffè Kimbo, il brand napoletano che oramai dopo 60 anni di vita è presente in gran parte del mondo, e siamo in compagnia di Fabrizio Nucifora, il responsabile marketing per il trade e il brand. Buongiorno, benvenuto qui dinanzi alle telecamere di Horecatv.it. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per la possibilità. Fabrizio, innanzitutto facciamo una breve storia di Kimbo, riepiloghiamo in poco meno di 60 secondi questi 60 anni ben portati. Sì, l'azienda nasce a Napoli, ci facciamo ambasciatori dell'espresso napoletano nel mondo, nasce nel dopoguerra da una pasticceria dei fratelli Rubino, i tre fondatori, i quali poi intorno agli anni 60, esattamente nel 1963, aprono un'azienda che si chiama Caffè do Brasil, che poi si trasforma in Kimbo S.p.A., ma che lancia in realtà sul mercato il brand Kimbo e successivamente il brand Cosè. La marca diventa leader di mercato nel sud Italia dal 1990, assume la seconda posizione nel mercato italiano per consumi domestici nel 1994, e ancora oggi siamo i secondi per consumi domestici in Italia con una quota di mercato che supera il 13%. La presenza nel bar, molto importante per noi come canale, ci vede come terzo player e con un business molto interessante in crescita nell'ultimo decennio. Nel 1999 iniziano le sperimentazioni dell'OCS, del monoporzionato, da parte di Kimbo, e man mano che passano gli anni cresce la sua presenza sul territorio, ma non solo in termini di capillarità come presenza, quanto soprattutto come offerta. E così progressivamente ci siamo affacciati al mercato anche dell'OCS. Abbiamo iniziato nell'Horeca e poi la nostra area di forza è la grande distribuzione, come abbiamo detto, ed è uno di questi proprio il motivo per il quale siamo qui oggi a questa manifestazione importante, il SIGEP, che ci vede protagonisti ogni anno. Ecco, parliamo proprio di quella che è la vostra offerta qui a SIGEP 2019. Sì, qui portiamo tutte le nostre novità, ma anche tutta la nostra gamma. Abbiamo una gamma che è fra le più ampie del mercato, oltre 15 miscele espresso, ma iniziamo a fare un esercizio di segmentazione del mercato in diverse nicchie. Qui riproponiamo una miscela bio fair trade che ci sta dando moltissime soddisfazioni all'estero nell'Horeca. Ormai fuori dall'Italia il 30% dei consumi di caffè è fatto da caffè biologico. Noi abbiamo lanciato questa miscela che è un 50% arabica e un 50% robusta, che davvero è ormai presente in oltre 35 mercati. Abbiamo un'area del nostro stand dedicata alla microoreca e alla ristorazione, un settore emergente, un settore che non ha, dal nostro punto di vista, corroborato anche da ricerche e dialogo fatto con i proprietari dei ristoranti, con i proprietari degli esercizi, non ha un'offerta adeguata, perché come ben sappiamo molto spesso nei ristoranti il caffè rappresenta l'ultimo gusto che rimane in bocca, ma purtroppo il numero di consumazioni non consente di operare con delle macchine professionali in maniera soddisfacente. Ecco perché noi qui proponiamo un sistema a capsule che chiamiamo sistema FlexiCap, con tre differenti miscele per gradi di tostatura, che è un unicum sul mercato, perché all'interno della stessa capsula, con la stessa forma, noi ospitiamo sia un caffè singolo che un caffè doppio, e quindi possiamo simultaneamente con una macchina a due gruppi offrire quattro consumazioni, che è un bel vantaggio. Certamente la soluzione a uno di quelli che sono i problemi quotidiani dei ristoratori o comunque di coloro che somministrano un caffè a più persone in contemporanea. Esattamente, molto spesso il rischio è quello di portare il primo caffè freddo e l'ultimo caffè erogato caldo. Una potenza di erogazione come quella che ho appena descritto è una soluzione brillante che ci sta dando qualche soddisfazione. Il lancio è avvenuto a novembre e siamo qui alla SIGEP per riproporlo. C'è un'altra area tematica importante sulla quale vorrei soffermarmi, che è quella delle estrazioni alternative, che rappresentano, diciamo così, una piccola nicchia in forte sviluppo ma che attrae consumatori molto giovani nel mondo dell'Horeca, e che siamo convinti sarà nel futuro in grado di intercettare appunto target che oggi sono esclusi dal consumo dell'espresso. Va ricordato che l'espresso si consuma dai 20 anni in su in Italia. Queste estrazioni alternative le associamo a un blend in particolare, un 100% arabica
originato da un blend di tre differenti monorigini, tostato chiaro, che possiamo estrarre o con la cucuma alla napoletana, un nostro grande cavallo di battaglia. La cucuma ci consente sia di ottenere il tradizionale caffè alla napoletana, ma se altresì preparata con un differente proporzionamento di acqua e caffè, otteniamo un caffè lungo all'americana simile a quello di Black Coffee, che producono altri produttori americani che sono venuti ultimamente in Italia. Quindi è una soluzione attraente per i giovani. Altresì tutte le estrazioni alternative come il V60 ad esempio, che è l'eletto, questa miscela che vi dicevo, può anche offrire, data la sua delicatezza, con un'estrazione che interviene in questo modo invece attraverso i grani. Ecco, un'area del nostro padiglione è proprio incentrata su queste estrazioni alternative e fa anche perno sulla cosiddetta cucuma destrutturata, una cucuma che abbiamo separato per far sì che si possa in un certo senso ottenere un cold brew, ma a differenza dei tipici sistemi di cold brew, un cold brew che parte da un caffè estratto a caldo che si raffredda nel corso del suo percorso in un sifone, in una camera di ghiaccio, avviene il dropping e questa base fredda di caffè è ideale per una ricettazione di menù alcolici. Noi ne abbiamo proposti in questa occasione ben 10. Beh, io direi un'offerta variegata e completa destinata a questo pubblico, quello che frequenta innanzitutto questa manifestazione, il SIGEP, giunto alla 40ª edizione, il popolo del micro oreca, e dunque per tutti coloro che sono dall'altra parte e desiderano avere maggiori informazioni rispetto a questa offerta senza alcun impegno, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere e magari richiedere una dimostrazione delle informazioni di tipo commerciale e chissà diventare vostro cliente o partner commerciale? Beh, loro possono contattarci su oreca@kimbo.it. E poi evidentemente sul nostro sito, siamo abbastanza comunque capillari sul territorio, veniamo a visitarvi direttamente noi. Bene, grazie per la collaborazione, noi ci rivedremo naturalmente a Host 2019, nel corso del quale certamente avremo modo di affrontare nuovi argomenti per nuove proposte al mercato. Grazie Fabrizio. Grazie a voi, grazie. Amici, noi continuiamo nei corridoi di SIGEP 2019 per scoprire tutte le altre novità presentate.